Gossip, continua la querelle tra Albano Carisi, Romina Power e Loredana Lecce. Continua a imperversare la querelle su Albano Carisi, Romina Power e Loredana Lecce con una novità che ha regalato ai numerosi fan la speranza di rivedere unita la storica coppia. Secondo il settimanale Nuovo, Albano e Romina avrebbero intenzione di risposarsi per la seconda volta, dopo 48 anni dalla celebrazione delle prime nozze. La notizia ha avuto una grande risonanza sul web e nessuno dei protagonisti l'ha smentita. Quindi con ogni probabilità la storia d'amore che ha fatto sognare l'Italia finirà con un lieto fine, dopo tragici avvenimenti, nuovi amori, litigi, riappacificazioni e tanta pubblicità sui mezzi di informazione. Albano Carisi, pur affermando in svariate occasioni di odiare il gossip sulla sua vita privata, ha rilasciato interviste ai giornali ed è intervenuto in alcune trasmissioni televisive e nei programmi radio. Proprio Albano, telefonando in diretta a Storia Italiana qualche mese fa, aveva spiegato che la relazione con Loredana Lecce, madre dei suoi due figli più giovani, era giunta al termine. Il cantante pugliese aveva specificato che la colpa non era da ricercarsi in un riavvicinamento tra lui e Romina ma nel carattere difficile della compagna Loredana. Anche in quell'occasione l'artista aveva ribadito di non poterne più di sentire commenti sulla sua vita privata. Loredana Lecce aveva quindi raccontato la sua versione dei fatti nel salotto dell'amica Barbara D'Urso, asserendo che Romina Power non si era limitata a un riavvicinamento artistico con l'ex marito ma aveva superato ampiamente il limite. Anche Romina Power, pur sostenendo di essere stufa del gossip con una strofa rap che ha fatto irritare Maria De Filippi, ha rilasciato un'intervista da Maurizio Costanzo affermando di avere con Albano un legame inscindibile. Mamma Yolanda è felice del riavvicinamento tra il figlio Albano e Romina. Il cantante di Cellino San Marco ultimamente ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. L'artista ha affermato che la madre ai tempi del fidanzamento con Romina non aveva appoggiato la scelta del figlio, perché considerava la bellissima americana troppo diversa da lui. Albano ha raccontato che con il tempo anche sua mamma non era riuscita a non amare la nuora, considerandola e trattandola come se fosse sua figlia. Mamma Yolanda, oggi 95enne, è protagonista della docu-fiction Madre Mia che andrà in onda domenica 7-14 giugno su Rete 4. Il documentario racconta la vita della famiglia Carisi e in particolare della madre dell'artista, definita da lui una donna rivoluzionaria. La signora Yolanda oggi è felice che il figlio e la ex nuora si siano finalmente ritrovati. Albano ha spiegato che ai tempi della separazione dalla moglie Romina a soffrirne moltissimo era stata proprio la madre Yolanda. Ora, come tutte le storie che si rispettano, aspettiamo l'annuncio ufficiale del matrimonio che, nonostante l'antipatia che i due protagonisti provano per il gossip, se dovesse essere confermato, finirà su tutte le copertine dei giornali del settore.